Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale e a un nuovo video, nella fattispecie a un nuovo video wrap up e preferiti del mese di settembre. Dunque partiamo dal wrap up. A settembre ho letto 6 o 7 libri. Dico 7, 6 o 7, in realtà sono indecisa, non perché non sappia contare, ma perché al momento ho in lettura il settimo libro di settembre. Ora, voi vedrete questo libro martedì 1 ottobre, però io lo sto registrando un attimino prima, cioè domenica 29 settembre. E al momento ho in lettura il settimo libro di questa, appunto, del mese, e non so, visto che sono quasi al 50% di lettura, non so se lo finirò entro settembre o per i primi di ottobre. Quindi lo inserisco qui dentro, inizio a dirvi le mie impressioni e poi comunque andiamo a riprenderlo, a riacchiapparlo e a parlarne meglio in qualche altro video, probabilmente in una video recensione singola. Poi una volta che vi dico il libro scoprirete perché. Ma andiamo con ordine. Primo libro che ho letto a settembre è stato Mentre morivo di William Faulkner. Secondo libro che leggo dell'autore, Mentre morivo, ha una fabula semplicissima, parla dell'elaborazione di un lutto, o meglio, molto più concretamente, è la storia di una sepoltura, oppure se vogliamo vederlo in termini allargati, l'elaborazione di un lutto, ma anche un discorso sulla morte da differenti punti di vista. Il ritmo di Faulkner, il ritmo narrativo di Faulkner è, non dico, incalzante non è il termine esatto, però particolarissimo. Leggere Faulkner è davvero sempre un'esperienza di lettura particolare, lo si legge con la matita in mano, non tanto per segnarsi frasi belle, a parte belle esteticamente, ma importanti, ma soprattutto per tenere il ritmo della narrazione, per cercare di seguire il suo flusso narrativo, non di pensieri, perché il suo stile, a parte comprendere lo stream of consciousness, è molto più elaborato di così, unico. Poi ho letto New York Stories di Paolo Cognetti, una raccolta di racconti, appunto come da titolo abbastanza eloquente, sulla città di New York. I racconti, in realtà non sono tutti racconti, sono storie personali, quindi scorci di autobiografie, o ricordi, o frammenti della città di New York, delle sensazioni che lascia questa città elaborata da ognuno, elaborati da ognuno in modo particolarissimo. La raccolta è divisa in cinque parti, cinque sezioni, introdotte ognuna da Paolo Cognetti, appunto il curatore. C'è anche un'introduzione generale all'intera raccolta, veramente commovente, mentre le altre introduzioni più piccine danno molto velocemente la chiave di lettura di ogni racconto e anche un inquadramento del periodo storico che si andrà ad affrontare in ogni sezione. Nota di merito anche per questa magnifica mappa: praticamente Paolo Cognetti, credo sia stato lui, è andato a mappare l'ambientazione di ogni racconto, dei 22 racconti appunto contenuti in questa raccolta. Un lavoro egregio. Per quanto riguarda la piacevolezza, ne riparliamo. Invece un libro piacevolissimo, ma che proprio ti riconduce al piacere puro della lettura, è Quella sera dorata di Peter Cameron. In questo libro non c'è ma neanche una pagina, un paragrafo superfluo, tutto è pensato ai fini del racconto, ai fini della storia, che parla di questo giovane studente universitario che deve scrivere una biografia su un autore di suo interesse, un autore defunto, e chiede ai parenti il permesso. I parenti glielo negano e lui cercherà di convincerli attraverso avventure simpaticissime, e perché lo stile di Peter Cameron, oltre a essere neanche splendido, cristallino, è condito con
una deliziosa ironia. Poi ho letto in ebook I Testamenti di Margaret Atwood, il seguito del racconto dell'ancella, ve ne ho parlato sul canale, trovate il link in bio, mentre in bio, no, in info, la bio ce l'abbiamo su Instagram, Marika, yes. Mentre dei testamenti ve ne parlerò tra qualche settimana, promesso. Senza parlarvi della trama, anche perché l'autrice l'ha tenuta nascosta finché non si doveva scrivere la sinossi di sto benedetto libro, I Testamenti parte dal presupposto che a Gilead nessuna donna è realmente libera, nemmeno le mogli, nemmeno le zie, nemmeno appunto quelle persone, quelle donne che all'apparenza detengono più potere rispetto alle ancelle, ad esempio, come abbiamo già letto nel precedente romanzo. È un libro più cinematograficamente riuscito, secondo me, coinvolgente e molto coraggioso, però ne riparliamo. Poi ho letto in lingua originale il nuovo romanzo di Sally Rooney, Persone normali, e in originale Normal People, stavo pensando appunto alla traduzione, che in questo caso è letterale. A luglio ho letto Parlarne tra amici e non ne abbiamo ancora discusso qui sul canale perché pensavo di fare un video unico rilevando i temi cari all'autrice, mettendo a confronto Normal People e Conversations with Friends, che poi Conversations with Friends l'ho letto in traduzione. Normal People è una storia d'amore, ma all'apparenza è soltanto una storia d'amore, tra Connell e Marianne, due giovani ragazzi che sembrano portare i cliché dei classici protagonisti di romanzi rosa poco riusciti. Ecco, non so come dirlo in termini carini. Però Sally Rooney riesce a scavare nelle problematiche di questa coppia, una coppia che ha un rapporto in realtà per nulla esclusivo, ma sotto diversi punti di vista, e Sally Rooney riesce a portare a galla i problemi delle nuove generazioni con uno sguardo attualissimo. E questo l'ho preferito a Parlarne tra amici, forse anche perché l'ho letto in originale e lo stile in originale, ossia di Sally Rooney in originale, secondo me funziona meglio. Poi ho letto Noi di Evgeny Zamyatin, romanzo distopico, tratta appunto, ispirato ai totalitarismi del Novecento, questo in particolare alla dittatura comunista. Evgeny Zamyatin è in questo libro il padre, l'iniziatore delle distopie ispirate appunto ai totalitarismi del Novecento, riassume i temi che poi Huxley, Orwell e Ray Bradbury svilupperanno, a parte con sensibilità diverse, ma anche secondo me meglio e in modo più coinvolgente. Questo libro è molto interessante per tutti i discorsi cari ai romanzi distopici, quindi la libertà, l'individualismo contro il conformismo, la felicità, e mi viene in mente Il mondo nuovo di Huxley, ad esempio, ma riassumendoli, come questo libro è come se fosse un prototipo del genere. Evgeny Zamyatin è stato molto coraggioso a scriverlo al suo tempo, però ecco, è un libro secondo me più interessante che bello. E secondo me deve essere così, anche perché lo stile poco piacevole, a parte che c'è un motivo del suo stile geometrico adatto al romanzo, è uno stile che porta inevitabilmente alla riflessione. Quindi sì, vi consiglio di prendervi un momento e leggerlo con attenzione. Infine, il libro Letto o non letto. Si tratta di Binti di Nnedi Okorafor. Si tratta di una trilogia di novelle, io sono alla seconda. A me piacciono, io ho letto poche novelle, ho letto poco di questa forma letteraria, ho letto racconti, ho letto romanzi, ma novelle poche. Il rischio di essere... Allora, la prima novella mi è sembrata un po' un riassunto. Mi sembrava tanto stesse riassumendo al posto di narrare. Invece con questa seconda novella
si sta, a parte che si entra subito nel vivo della storia, anche perché appunto la forma scelta lo permette, deve essere così, però ecco, questa seconda parte mi sta piacendo di più, forse perché è un po' più lunga, si entra nel vivo dello scontro tra le due culture e vedremo come andrà a finire. È la storia di Binti, una ragazza che scappa dalla terra, una ragazza Himba, che scappa dalla terra, prende lo shuttle e parte nello spazio per andare a studiare contro la volontà dei suoi genitori e scontrandosi con culture diverse, scontrandosi brutalmente. Ecco, vi ricordo appunto che il libro esce oggi e vi saprò dire meglio. Per finire la parte wrap-up, contro ogni aspettativa, quando pensavo al libro più bello del mese, o quello che comunque ha rappresentato il mese, quello che mi ha dato più felicità durante la lettura, è stato Quella sera dorata di Peter Cameron. Ho letto romanzi più importanti, libri più importanti questo mese, come Noi di Evgeny Zamyatin, ma anche l'altro romanzo distopico, più moderno, più contemporaneo, I Testamenti. Quindi all'inizio pensavo di mettere sul podio uno dei due, che comunque ci stanno, non semplicemente non al primo posto. Al primo posto c'è lui, Quella sera dorata, che mi ha dato tanta, tanta, tanta felicità e tanto piacere mentre lo leggevo. Mentre, per farvi i cavoli miei, dunque, settembre è stato un mese un po' particolare, perché sono... Cioè, allora, io di solito nei mesi di settembre sto bene, dal punto di vista emotivo. È un mese sempre molto rilassato e per me, cioè, lo vivo io in modo rilassato. Lo è stato per la prima metà, comunque lo è stato per una settimana, quella in cui appunto sono andata al mare in vacanza e ho preso l'aereo per la prima volta in vita mia. Progressi alla veneranda età di 23 anni, ce l'abbiamo fatta. Non, cioè, io continuo a preferire i mezzi che stanno sulla terra, al limite sul mare, ma ecco, ce l'ho fatta, ero abbastanza spaventata all'idea di volare, lo sono stata anche durante il volo, ma va bene, è andato, lo prenderò per necessità, se devo prenderlo, poi magari andrà sempre meglio, forse è questione di abitudine, però ecco, diciamo che quando si stacca da terra e non vedi l'ora di baciarla, la terra, quando arrivi, cosa che effettivamente ho fatto. Comunque, per il resto, poi è finita l'estate e io sono caduta in uno stato, di apatia, una specie di apatia che non mi appartiene, ecco. E ne sto venendo fuori semplicemente creando, semplicemente portando avanti piccoli grandi progetti, coltivando i miei interessi e cercando di costruire ricordi felici. Molto, molto banalmente, perché ero entrata in una brutta, per qualche giorno e basta, in una brutta spirale del non fai niente, non ho voglia di fare niente, quindi non faccio niente, e non c'era quell'input del alzati al divano e fai cose, ecco. Sono riuscita a trovarlo e va bene, ero più felice in vacanza, però va bene, penso sia normale, chi è che sta male in vacanza. Mi è venuta addosso più che in realtà l'apatia, la malinconia dell'estate, ma non tanto dell'estate perché è la mia stagione preferita, ma un po' della spensieratezza che ho avuto durante molti giorni d'estate, perché è stata una bellissima estate per quello che mi riguarda, e quindi ecco, penso sia normale per i non amanti dell'autunno, però ecco, se ne viene fuori e non niente di grave, ci sono cose ben più gravi nella vita, quindi tempo due giorni, poi
mi sono riattivata. In questo senso ha fatto tanto la palestra, ha fatto tanto fare sport e prendermi cura del mio corpo, in questo senso. Poi magari vi farò un video più approfondito a riguardo se vi fa piacere, però ho fatto tanto anche questo perché mi dovevo alzare dal divano per andare in palestra, molto banalmente, o comunque anche se mi allenavo a casa dovevo alzarmi dal divano per fare cose, e visto che io ci tengo abbastanza al mio fisico, mi alzavo dal divano e facevo cose, facevo i miei esercizi. Mentre ho messo un attimo in stand-by le serie TV per dedicarmi al cinema, c'è stata la Tarantone che mi ha reso molto molto felice, ci sono stati i film di Tarantino che ho rivisto tutti di fila, che mi hanno reso molto molto felice, sembra banale ma tant'è, e poi c'è stato Once Upon a Time in Hollywood, di cui vi ho parlato in un video, vi ho parlato di Tarantino in questo ultimo periodo, che cioè, ne avrete la nausea e vi credo anche, però mi ha risollevato, cioè ecco, ho ritrovato la... quando sono andata a vedere C'era una volta Hollywood, il piacere, il potere terapeutico, tra virgolette, mille virgolette terapeutico, dell'andare al cinema. Per questo io continuo a preferire il cinema alle serie di TV. C'è un... non so, c'è una bellezza tutta particolare nello stare in sala rispetto, almeno per quello che mi riguarda, rispetto a mettersi in pigiama e stare nella propria cameretta a guardare serie TV. Motivo per cui ho messo un attimo in stand-by le serie TV, che comunque riprenderò presto perché ce ne sono di interessanti, a parte quelle che devo finire di guardare, tipo Stranger Things, che ce l'ho in stand-by da, boh, inizio luglio, ma mi è stato fatto uno spoiler incredibile e adesso mi è passata la voglia di guardarlo. Più che incredibile, uno spoiler bello grosso. Sì, quindi mi mancano 4 episodi, cioè, no, 5 episodi e non ho più, cioè, mi è passata la voglia di finirlo. Perché, ecco, questo è il problema delle serie TV Netflix, comunque di quelle serie TV di cui abbiamo disponibili tutti gli episodi subito. C'è gente che non ha niente da fare, quindi, mi dispiace ma è così, che non ha niente da fare e quindi se li guarda tutti di fila. Cioè, 8 ore di serie TV consumate in un giorno. Che poi, per carità, non c'è niente di male nel guardare 8 ore di serie TV tutte attaccate, o comunque di fila consumare un'intera stagione in una sola giornata, però ecco, poi magari evita di fare spoiler. Poi di cosa parliamo quando parliamo d'amore? No, quando parliamo di preferiti. Musica è rimasta sostanzialmente la stessa dello scorso mese, non ho cambiato grandi... Non ho cambiato di molto la mia playlist, ecco, quindi sempre Bruce Springsteen, sempre i Bastille che mi hanno accompagnato per tutta l'estate e continuano a farlo, quindi loro, molto, poi ho gusti molto, molto strani per quanto riguarda la musica, perché non ascolto abbastanza di tutto, dalla musica classica al pop, la canzone pop uscita l'altro ieri. Non sono una grandissima amante della musica, ed è sbagliato, è molto sbagliato perché la musica con la comunicazione c'entra tantissimo, cioè il suono stimola la comunicazione, stimola la creatività e quindi devo imparare a selezionarla meglio e trovare quella adatta a me, un tipo di musica, un tipo di delle vibrazioni adatte a me. E ho buttato giù qualcosa. Potrei aver buttato giù qualcosina. Sto, dal punto di vista della scrittura, sto utilizzando iWriter, che è è un'applicazione per computer che ti permette di strutturare la tua storia e mi sto divertendo molto a strutturarla per capitoli, a fare l'identikit dei personaggi, e poi c'è anche la fase di scrittura che è sempre molto piacevole. E direi che va bene così per questo mese. Ci tenevo a parlarvi soprattutto di libri e di cinema. Il cinema è andato alla grande questo mese, cioè mi sono sentita proprio appagata. Cioè, sapete quando guardate un bel film e dite, oh, bello, bello, bello. Poi il cinema di Tarantino, adesso ricomincio.
scappate, scappate, lo dico contro i miei interessi, scappate da qui. Il cinema di Tarantino fa... cioè, è un grande... cioè, Tarantino è un grande insegnante per quanto riguarda la scrittura, non soltanto cinematografica, per la costruzione dei personaggi, penso ad esempio a Kill Bill, ma ne abbiamo già parlato nella live che trovate sul canale, e quindi ha fatto tanto, e diciamo che anche il cinema di Tarantino mi ha stimolato dal punto di vista della scrittura e appunto della produzione. Questo era questo quanto, sono stata breve con Tarantino, sono stata brava, eh? E fatemi sapere com'è andato il vostro mese di letture, ma non solo, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!